È rimasta uguale soprattutto la filosofia di base del programma, che per la prima volta, credo in assoluto, perlomeno per quanto riguarda la radio pubblica, faceva l'operazione di far diventare gli ascoltatori al telefono dei protagonisti dell'intrattenimento. Quello che succede veramente per la prima volta il 2 ottobre del 95 è che tu a un ascoltatore non gli chiedi di dare un'opinione, una testimonianza, di dire qualcosa che lui pensa, ma di raccontare un avvenimento della sua vita, generalmente un piccolo episodio, che è stato buffo, notevole, divertente, interessante, commentato dai due conduttori autori, Antonello Doso e Marco Presta, che sono dei geni dell'umorismo e della satira. L'ascoltatore diventava una spalla comica, è diventato nel 95 una spalla comica e continua a esserlo. E quindi ancora oggi l'ascoltatore del 2015 ci fa ridere, ci fa divertire, ci interessa. E soprattutto la cosa bella, quello che è cambiato davvero in questi 20 anni, è che adesso lo sa. E quindi quando interviene è educato, vuole essere intelligente, vuole essere simpatico, vuole essere ironico, e vuole far sì che la gente a casa dica: accidenti, che bella telefonata, come mi sono divertito. E quindi questo, vedi, è la grande trasformazione, per certi versi può essere anche negativa, da guarda il comico che fa ridere a siamo tutti un po' comici. Hai idea di ascoltatori che ti sono rimasti fedeli per 20 anni? Sì, ci sono degli ascoltatori che quando chiamano addirittura dicono cose tipo: io vi ascolto da 30 anni, persino da prima che cominciasse il programma. E cioè l'ascoltatore della radio è un fedelissimo. Tanto che c'è pure un modo di dire: gli ascoltatori che sono nuovi si chiamano da loro stessi, noi siamo delle new entry, e invece quelli che sono più antichi dicono: io sono una old entry. Appunto perché si rendono conto di entrare e uscire da una comunità che è la grande forza della radio. Gli ascoltatori di una trasmissione come questa, ma forse anche di altre trasmissioni come quelle che pure io ho fatto tempo fa, tipo il meraviglioso 3131, insomma, non sono dei semplici spettatori che stanno lì, sono degli ascoltatori affezionati che fanno parte di una comunità di persone che si ritengono anche un po' simili tra loro perché ascoltano quel programma.